Buonasera e ben trovati ad una nuova puntata di Sportivamente. Come tutti i lunedì torniamo in onda sul canale 99, parliamo di ciò che è successo nello scorso fine settimana, come succede ormai da inizio stagione. È stato un weekend altalenante per le formazioni locali, con qualche vittoria e diverse sconfitte, alcune delle quali molto pesanti, visto che siamo quasi a fine stagione e quindi le partite adesso cominciano a diventare davvero importanti. Importanti per le squadre locali. Direi di partire subito con il calcio, perché proprio dal calcio è arrivata la sconfitta più pesante e imprevedibile del fine settimana. Il Civitavecchia, il Tamagnini, ha perso per 2-1 contro il Nettuno, una partita che è stata diciamo abbastanza dominata dal Civitavecchia, soprattutto nel secondo tempo. Civitavecchia che ha avuto tantissime chance per trovare il gol del vantaggio, e poi però è arrivata invece la rete del Nettuno, che ha chiuso i giochi e sicuramente fa molto male alla compagine civitavecchiese. Prima di parlare nello specifico della partita, direi che possiamo andarci a vedere gli highlights che riassumono appunto la partita che si è giocata ieri. Vediamo. Amici sportivi di TRC, appassionati di calcio, ben trovati da Dario Curcio. Sta per prendere il via qui al Tamagnini di Campo dell'Oro la partita tra Civitavecchia e Nettuno. Luciani se la porta sul destro, va al tiro. Luciani finisce di poco fuori. Bella giocata qui del numero 10. Il pallone dentro, cioè, e segna il Nettuno, 1-0 per il Nettuno con cioè. Per il solito Gagliardi dentro, il pallone per il tiro al gol, Edoardo Luciani l'ha messa all'incrocio, Edoardo Luciani al Civitavecchia è di nuovo sull'1-1, è di nuovo sul pari. Ha segnato Edoardo Luciani, un gol spettacolare da parte di Luciani, che si è girato e l'ha messa lì dove voleva metterla. Pallone con il tiro da parte di Proietti, respinge Alfieri, era un tiro da lontanissimo, ma Alfieri insomma è sembrato un po' in difficoltà, l'ha respinta comunque il numero 1 del Nettuno. Il pallone dentro, colpo di testa da parte di Samuele Cerroni, che spazza via il pericolo con Vittorini, che non riesce ad arrivare sul pallone. Pallone per Vittorini, è sempre una buona idea con l'esterno, colpo di testa di Scardola ed è calcio d'angolo, sta creando di nuovo grandi pericoli il Civitavecchia. Civitavecchia che batte corta, attenzione a Proietti, un po' sorpresa la difesa, colpo di testa di Funari, ancora Funari ed è ancora il portiere Alfieri, incredibile, incredibile cosa ha salvato. Per Funari che la tiene, Funari la tiene, no, secondo il direttore di gara no. Interviene ancora Fatarella e poi Ronci e il gol di Ronci, un gol incredibile da parte di Ronci che trova il 2-1 molto a sorpresa. Anche Serpieri, il pallone è sempre corto, arriva Proietti e poi di nuovo Civitavecchia con la rovesciata e poi incredibile ancora la parata clamorosa di Alfieri. Sta per fischiare il direttore di gara, ecco che fischia la fine della partita, il Nettuno vince 2-1 in casa del Civitavecchia qui al Tamagnini, gol di cioè Luciani e Ronci, e quindi Civitavecchia adesso lontanissima dalle prime due posizioni a 4 giornate dalla fine. E come abbiamo visto dagli highlights, il Civitavecchia, l'abbiamo detto, ha fatto la partita, ha comandato il gioco, è andata sotto nel primo tempo con una delle ripartenze del Nettuno, che comunque nella prima parte della partita si è difesa con ordine e ripartiva poi con dei contropiedi molto efficaci. Civitavecchia che poi alla mezz'ora del primo tempo ha trovato quel bel gol che avete visto con Luciani. Lì sembrava che la partita potesse svoltare per il Civitavecchia, in effetti nel secondo tempo il Civitavecchia ha avuto diverse occasioni clamorose, una con Cerroni, poi il doppio intervento su Funari che è stato clamoroso, con il portiere Alfieri che davvero si è superato, e dopo il gol del vantaggio del Nettuno, arrivato anche in maniera abbastanza casuale nell'unico tiro in porta del secondo tempo degli ospiti, nel finale poi anche Vittorini ha trovato sulla sua strada ancora Alfieri.
ieri, e quindi una sconfitta davvero pesante per il Civitavecchia, visto che dopo la partita di ieri mancano solo 4 partite alla fine del campionato. Tra poco andremo a leggere i risultati e classifica per capire meglio qual è la situazione del Civitavecchia. Prima però ci fermiamo ancora, perché ci andiamo a sentire le parole del tecnico Paolo Caputo, che ha commentato la partita giocata ieri dal suo Civitavecchia. Paolo Caputo, è arrivata purtroppo una sconfitta per il Civitavecchia, sconfitta molto pesante. Al di là del portiere, che ha fatto almeno 3 miracoli, che cosa è mancato alla tua squadra? È mancato il gol, perché oggi, quello che ho detto poco fa ai ragazzi, io non posso rimproverargli nulla. Abbiamo fatto tutto per poter vincere questa partita, sono quelle gare che forse sono segnate prima. Oggi avessimo provato anche con le mani, la palla non sarebbe entrata, però onestamente bisogna poi dopo essere onesti con se stessi e con tutti. C'è tanto rammarico, perché non era una partita che si sarebbe dovuta perdere. Non dovremmo stare qui a commentare una sconfitta per noi, ma esattamente il contrario. Però quando succede bisogna sempre uscire fuori a testa alta. I ragazzi oggi l'hanno fatto, l'abbiamo fatto tutti, abbiamo provato in tutti i modi. Pazienza, non possiamo farcene una malattia assolutamente, ma bisogna accettare la sconfitta. E adesso come si riparte? Si riparte, per forza bisogna ripartire, perché in vacanza ci si va, finito il campionato. Finché c'è vita c'è speranza, come è successo a noi può succedere anche agli altri. C'è sempre un verdetto in attesa. Se questo verdetto fosse negativo nei confronti della società imputata, potrebbe cambiare tutto. Da terzi potremmo diventare secondi, però visto il calendario anche loro devono incontrare squadre che devono salvarsi. Io credo nell'onestà, anche non ho dubbi, della Dispoli, perché è in situazioni brutte di classifica, che possa togliere punti alle squadre che incontrerà. Noi dobbiamo fare il nostro, ovviamente buttando il cuore oltre l'ostacolo come abbiamo fatto oggi. Noi non possiamo neanche a dire che è mancata lucidità, è mancata proprio che la palla entrasse. Però ripeto, credo che tutti voi, insomma, avete visto quello che è successo. Ultima domanda: il fatto di giocare sempre dopo i vostri avversari, sapendo il risultato dei vostri avversari, un po' incide? Non sarebbe giusto che giocaste tutti allo stesso orario, soprattutto nelle ultime giornate? Incide se i risultati, incide in negativo se i risultati di chi ti precede hanno vinto. Invece può darti l'ulteriore spinta se non hanno fatto risultato, quindi come la metti è uguale. Non fa differenza. Se una squadra deve raggiungere un obiettivo, passa soprattutto. Oggi i ragazzi erano carichi, stracarichi, dal primo minuto abbiamo attaccato e siamo esposti al primo gol, un contropiede magistrale ci stava. Il secondo, come abbiamo visto, è stato un ennesimo infortunio di una palla che ha rimbalzato male, e poi è stato bravo l'attaccante andare a prendere l'angolino. Noi siamo stati più bravi di lui, ma non l'abbiamo buttata dentro anche in maniera più facile. Quindi questa è la legge del calcio. La legge del calcio è spietata, la conosco bene da 50 anni, quindi in certi momenti non ti perdona, però manco te devi andare in giro a testa bassa. La martedì alziamo di nuovo la testa, ci proviamo fino alla fine, perché fino a che la matematica non dà delle sentenze, il nostro diritto, nostro obbligo provarci fino in fondo, perché è giusto così per la piazza, per la società e per tutti quanti. Insomma, un Caputo che ha difeso i suoi giocatori, ha detto che hanno giocato la partita che lui si aspettava. Ovviamente c'è stata molta sfortuna, però insomma è una sconfitta che fa molto male al Civitavecchia, anche perché le dirette rivali per i primi due posti hanno vinto entrambe. Allora ci andiamo a leggere risultati e classifica del campionato di eccellenza. Ricordiamo che si giocava la quintultima giornata.
Anzio Antica Aurelio 1-0, poi Centro Sportivo Primavera Falaschi Lavigno, anche questo 1-0, Città di Cerveteri Faul Cimini 0-0, Fiano Romano Quarto Municipio 1-1, Vissezze Boreale 0-1, V3 Maccarese Indomita Pomezia 2-0, Campus Euro Academy Ladispoli 2-1, poi Civitavecchia Nettuno 1-2, infine Uni Pomezia Astrea 4-0. In classifica al primo posto c'è, come ormai da diversi mesi, l'Anzio a quota 60, a 59 c'è la Boreale, poi il Civitavecchia è terzo a quota 54, quindi meno 5 dalla Boreale e meno 6 dall'Anzio, a 53 si è rifatto sotto il Centro Sportivo Primavera, a 52 V3 Maccarese, quota 50 per l'Antica Aurelio, a 47 c'è l'Unipomezia, 44 punti per la Vissezze, poi Quarto Municipio 40, Nettuno 37 insieme alla Faul Cimini e all'Astrea, Campus Eur 34, Accademia Ladispoli 33, a 27 c'è il Città di Cerveteri, 26 punti per il Falaschi Lavigno, chiudono la classifica il Fiano Romano a quota 24 e l'Indomita Pomezia a 16. Civitavecchia che quindi nelle ultime 4 giornate deve assolutamente vincerle tutte, quindi conquistare 12 punti e sperare che le due rivali perdano almeno un paio di partite o comunque perdano diversi punti per riavvicinarsi e provare a trovare il primo o il secondo posto finale. Ricordiamo che con il primo posto si va diretti in Serie D, con il secondo posto invece si giocano i playoff. Ricordiamo inoltre, come ha detto Caputo nella nostra intervista, che c'è anche una possibile squalifica in ballo per l'Anzio, che pare abbia schierato un giocatore squalificato nelle prime giornate del campionato. Questa però è una decisione che poi spetterà a chi di dovere, in caso ovviamente di punti di penalizzazione questi punti potrebbero favorire proprio la Civitavecchia, che potrebbe quindi inserirsi di nuovo nei primi due posti per quello che è l'obiettivo stagionale. Passiamo alla pallanuoto, perché anche qui è arrivata una sconfitta netta per quanto riguarda l'NC Civitavecchia, che ha perso per 18-8 contro l'Olympic Roma in trasferta, una partita che era cominciata bene per l'NC, che nei primissimi minuti aveva tenuto testa alla più forte avversaria, che è quarta in classifica, NC Civitavecchia, che però poi piano piano ha ceduto di schianto, soprattutto nel terzo e nel quarto tempo, non ha potuto nulla contro la forza dell'Olympic Roma. Non era questa la gara da vincere per l'NC Civitavecchia, che rimane comunque all'ultimo posto della classifica con 8 punti, a meno 2 dall'Ischia, e nelle 4 partite che rimangono alla fine del campionato di Serie A2 maschile, sicuramente la gara importante, fondamentale, forse anche decisiva, sarà quella del 29 aprile, che l'NC Civitavecchia giocherà in trasferta contro l'Ischia. NC Civitavecchia, abbiamo detto, è ultima con 8 punti, a 10 al penultimo posto c'è proprio l'Ischia, quindi lì si deciderà chi andrà ai playout e chi invece retrocederà in Serie B, perché ricordiamo che la terzultima e la penultima fanno i playout, l'ultima invece retrocede direttamente. Sempre per quanto riguarda la pallanuoto, ha invece vinto ancora la Nautilus per 13-3 contro il Circolo Villani al Palagalli, una gara dominata dalla formazione di Daniele Lisi, che dopo il pareggio della settimana scorsa contro la Gepi, con cui condivide il primo posto in classifica, è tornata a vincere nettamente un'altra partita. In questo caso la prima e la seconda della classifica faranno i playoff, ma arrivare primi è meglio per incontrare squadre insomma più abbordabili nel corso dei playoff, e con ogni probabilità a decidere chi arriverà primo o secondo sarà la sfida che si giocherà in trasferta per quanto riguarda la Nautilus proprio contro la Gepi. Se lì dovesse arrivare un pareggio, allora tutto verrà deciso dalla differenza reti. In questo caso al momento è avanti la Gepi per sole 2 reti nella differenza reti, quindi tra gol fatti e gol subiti, ma insomma è tutto da vedere chi arriverà primo e chi secondo.
Passiamo al pugilato perché venerdì si è tenuta un bel incontro per quanto riguarda Michael Magnesi, che ha battuto a Valmontone l'argentino Jimenez ai punti con decisione unanime ed è il nuovo campione mondiale silver della federazione WBC nei pesi superpiuma. Per quanto riguarda proprio Magnesi, per noi a Valmontone c'era Giovanni Pimpinelli che ha realizzato queste interviste. Sentiamo. For your winner by unanimous decision, and he is the new WBC Silver Super Featherweight Champion. Michael Magnesi, che abbiamo strappato praticamente all'assalto dei fan per questa grande vittoria che ha ottenuto, ha dimostrato di essere ancora a livello importante, di essere riscattato enormemente. Sì, abbiamo dimostrato di saper vincere anche i punti e non solo sempre per KO, quindi abbiamo fatto un match di intelligenza, quello che abbiamo preparato in palestra siamo riusciti a fare qui, quindi sono fiero di questa prestazione e del lavoro che ho fatto insieme al mio maestro. Sì, un match molto difficile perché praticamente Jimenez scappava in continuazione da te, era in corso. Era una lepre, fuggiva. Sì, abbiamo visto, è stato importante vederti andare subito a colpire per non favorire il fatto che lui potesse andare via, e quindi è stato questo uno dei temi tattici di questo incontro. Sì, abbiamo lavorato sul tempo, sul mandarlo al vuoto e rientrare subito, lavorarlo sotto e sopra, quindi abbiamo fatto un lavoro minuzioso, dobbiamo curare ancora qualche piccolo dettaglio, ma c'è tempo per fare tutto. Maestro, che emozione è questa grande vittoria? Beh, è una grandissima emozione, sono molto contento per il ragazzo perché si meritava di tornare in cima al mondo, si è ripreso quello che ha perso ingiustamente a Manchester. Abbiamo lavorato veramente in maniera molto puntuale, molto precisa, continueremo a farlo, ci sono delle altre cose da migliorare e avanti così. Michael, adesso che si fa? Adesso prima si fa una bella mangiata tranquilla, come tradizione tua. Poi si ricomincia a lavorare per curare tutti quei piccoli dettagli che adesso abbiamo notato anche in questo match. Ma tu, com'è la grande soddisfazione per quello che ha fatto Michael Magnesi? Insomma, ha seguito Michael anche in trasferta quest'oggi. Beh sì, grande soddisfazione, porta un titolo importantissimo a Civitecchi, quindi una grandissima soddisfazione. Michael è veramente molto forte, un match difficile, però lui è riuscito a rimanere calmo e a non perdere la pazienza. E una vittoria e una sconfitta nel weekend della pallavolo. Cominciamo dalla sconfitta per quanto riguarda la 3PC Civitalad, che ha perso per 3-0 sul campo dell'Arnopolis. Civitalad che insomma è già retrocessa, lo è già dalla settimana scorsa, adesso però con questa sconfitta è quasi certo anche l'ultimo posto. Vince invece in trasferta per 3-0 la Civitavecchia Volley Academy sul campo del Genzano. CVV Volley che è sempre quarta a meno 3 dal terzo posto che porta ai playoff, ma anche una gara in meno e quindi si può inserire proprio al terzo posto per arrivare ai playoff, quello che è l'obiettivo stagionale. Parliamo anche di pallamano, in questo caso è arrivata una sconfitta di misura per quanto riguarda la Flavioni contro l'Ariosto Ferrara per 26-28, gara che si è giocata al Palasport. Flavioni che con questa sconfitta purtroppo è già fuori dai playoff. Ci andiamo a sentire l'intervista a fine match realizzata a Patrizio Pacifico. Sentiamo. Patrizio Pacifico, ancora una sconfitta con tanto rammarico per la Flavioni Sta Perfetta che si arrende all'Ariosto Ferrara. Come giudica questa partita? Ma sicuramente è una partita valida, abbiamo sbagliato un po' troppo sotto porta, però le ragazze sono state brave a rimanere sempre in partita e non posso giudicarla solo negativamente, insomma il bicchiere secondo me è più mezzo pieno che mezzo vuoto. Certo bastava veramente poco per portarla a casa, però c'è stata una bella risposta corale in un momento di difficoltà. E se forse fossimo stati un po' più in forma con, non so, per esempio Politi, è difficile che sbaglia dall'ala, o
brava Schiavo a prendersi responsabilità, ha sbagliato un pochino. Insomma, siamo stati, io non voglio parlare di arbitri e quindi parlo di noi, siamo stati un po' leggeri in alcune circostanze, la potevamo vincere, ma insomma queste erano le prime della classe dell'altro girone, quindi va benissimo, potevamo pareggiare all'ultimo secondo, ma secondo me la potevamo anche vincere bene. Chiudiamo parlando di hockey, in questo caso bellissima vittoria degli Snipers Tecnoalt in casa contro l'Epis Piacenza per 8-1, quindi gara che ha avuto poco da dire con un dominio da parte degli Snipers che rimangono al secondo posto da soli e quindi buone indicazioni per quanto riguarda la formazione Civitavecchiese. Chiudiamo la nostra trasmissione con il Vai col Liscio del mese di marzo, vediamo. Ben trovati a un nuovo appuntamento con Vai col Liscio. L'abbiamo già detto negli scorsi mesi, la 3PC Civitavecchia della squadra dei Gollunzi. Iniziamo guardando quello di Maschietto. O forse preferite quello di Di Gennaro. E adesso possiamo partire. Vabbè, prima guardate questo liscio del Santa Severa Futsal. Possiamo partire con il vero liscio di questo mese con Giarletta, Agi, Giarletta Suffrente, De Amicis della Futsal Academy Under 21, la ricostruzione della Civitalad. Mannelli, Giulie Maschietto, Maschietto e Di Gennaro, Pignateglio, Johnny che si sposta, Giuli, Di Gennaro, tutti quanti. Petito su Petronilli. Lo scatto al centro di Moretti, dell'Ipertecnica Centuccelle. L'arbitro Dovidio. Un caro saluto all'arbitro Lucatelli. E chiudiamo col rigore storico di Minchillo. Prima di salutarvi vi ricordo le nostre telecronache, tra pochissimo, subito dopo la nostra trasmissione, andrà in onda la partita del Civitavecchia contro il Nettuno. Domani invece, subito dopo il telegiornale, sarà la volta della Pallamano con la sfida tra Flavioni ed Ariosto Ferrara. Bene, è tutto per quanto riguarda sportivamente, vi ricordo che lunedì prossimo non andiamo in onda visto che è Pasquetta, ci vediamo tra due lunedì. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata a tutti.